Salve a tutti, ben ritrovati con The Omnivis. Oggi con noi abbiamo Elena. Ciao Elena, presentati pure. Ciao, ciao Salvatore, ciao a tutti. Allora, Elena è una studente, una studentessa di Simone Chiarelli che si è rimessa in gioco a un'età non piuttosto semplice. E dopo che veniva, diciamo, da 23 anni, se non erro, correggimi se dico qualcosa Esattamente. di sbagliato, 23 anni dal mondo di lavoro privato, e quindi a un certo punto ha capito che quella strada per lei non andava più bene, ha capito che l'indirizzo pubblico poteva essere una chiave di svolta per la sua vita. Si è impegnata tantissimo, ci ha creduto, è stata aiutata anche da Simone. Oggi qua ci facciamo raccontare direttamente da lei la sua esperienza, quindi ti lascio la parola, Elena. Allora, grazie prima di tutto a Salvatore e grazie ad Omnivis perché mi ha dato questa possibilità e spero di essere d'aiuto per chi ancora sta studiando e vuole raggiungere l'obiettivo che ho raggiunto io. Allora, niente, io come tu hai anticipato ho lavorato per circa 23 anni nel privato, settore marketing, comunicazione e gli ultimi 2 anni pubblicità digitale. Allora, io alla bellezza di 51 anni mi sono trovata in cassa integrazione perché l'azienda per cui lavoravo prima lavorava per un grosso cliente che aveva internalizzato il mio ruolo, per cui io mi sono ritrovata in questa situazione. E allora, vabbè, una a 51 anni dice, vabbè, mi devo rimettere in gioco, manda candidature a tappeto e casualmente ho saputo che c'era un concorso in un paese vicino e io dico, beh, insomma, potremmo considerare anche questo aspetto. Però c'è questa possibilità. Il problema che ho fatto però, come il prof Chiarelli dice di non fare, praticamente ho preso le leggi, ho preso punto per punto il programma del concorso, era per amministratore C, scaricate tutte le leggi. Una grande confusione, anche perché io venendo comunque dal privato e da una formazione scientifica, diritto amministrativo proprio zero al quoto. Guarda, ti Quindi capisco perché anche io ho seguito più o meno la tua stessa strada, almeno dal punto di vista formativo, nel senso che anch'io non vengo da formazione giuridica a livello universitario, quindi anch'io quando decisi di darmi ai concorsi pubblici sono partito esattamente con le tue stesse problematiche. E quindi inizialmente quando tu non hai una guida, la prima cosa che ti difficile. viene in mente di fare è quella di provare a buttarti innanzitutto a capire quali sono gli argomenti che possono essere di interesse di un concorso pubblico. Quindi magari ti metti a studiare il bando, vedi nel bando che c'è scritto e cerchi di capirci qualcosa, perché chiaramente vedi tutti questi diritti regionali, amministrativi, TUEL, Di tutto e di che più. Esatto, all'inizio ti sembra è arabo, correggimi se sbaglio. così è stato. Infatti, diciamo che l'esito del primo scritto non è stato per niente favorevole perché è proprio bocciata. Al che, Era uno vabbè, scritto, che modalità di scritto era? era domande aperte. Domande aperte. Sì, era per un concorso in anagrafe. Ok, non Quindi c'era una preselettiva, era direttamente la prova scritta. era direttamente, sì. Sono arrivata con una grandissima confusione in testa, insomma. Quindi l'ho tentato, Ok. Da quanto vabbè, non mi è tempo studiavi prima servito. del concorso, questo qui? Come scusa? Da quanto tempo studiavi prima di questo concorso? 2 mesi, cioè, Ok. ma neanche però un mese e mezzo, ma proprio scaricavo le leggi, le guardavo, è una grandissima confusione in testa. Capisco Comunque ho bene. detto, vabbè, insomma è andata così, però nel frattempo continuavo anche a cercare lavoro nel privato e ho continuato però a studiare fino a che, insomma, ho detto, vabbè, ma cerchiamo qualche Studiando sempre cosa con lo stesso in metodo, quindi, cioè pur essendo stata bocciata, comunque perseveravi su quel metodo.
Sì, però l'illuminazione l'ho avuta un giorno che ho detto, vabbè, ma insomma, proviamo a cercare in internet il procedimento amministrativo, vediamo se c'è qualche risorsa. E lì è stato l'incontro che mi ha cambiato la vita con i video del professor Chiarelli, al che all'inizio, vabbè, insomma, ne ho seguito uno, ho detto, beh, però insomma... si segue bene, non è male. Quindi ho iniziato comunque, ho lasciato perdere le leggi, quindi i testi di legge, e ho iniziato a seguire alcuni video, quelli gratuiti che venivano, che si trovavano sul canale su YouTube. E niente, sono andata avanti in questo modo e allora seguivo i video, trascrivevo soprattutto i decaloghi, trascrivevo gli appunti, li ripetevo e quindi sono andata avanti. Utilizzavi l'udito, cioè utilizzavi i tuoi sensi, sì. L'udito per ascoltare le informazioni, quindi esatto. Veramente incamerare le informazioni. E, sì. Il e mi aiutavo così sì. Per scrivere e quindi anche la rielaborazione un po' dei contenuti. Esatto. E poi cosa ripetevo. La ripetizione, perfetto. E quindi la memorizzazione, la fase della rielaborazione e poi della memorizzazione, ok? Al che io mi sono iscritta a un paio di concorsi, ma questi concorsi sono stati posticipati, per cui io studiavo, però l'ho scritto non usciva. Senza avere una data. Perché una cosa sì, la data dello scritto non usciva. Intanto che, continuavo parallelamente a mandare le mie candidature per il privato. Okay. Sono stata poi contattata, ho fatto un colloquio per questa azienda di pubblicità digitale e ho iniziato a ottobre del 2021 a lavorare per questa azienda. Questa azienda, diciamo che allora, dopo una luna di miele, diciamo, di pochi mesi, si è rivelata come molte, purtroppo molte piccole imprese del privato in Italia, ahimè, si rivelano e quindi ho detto, no, insomma, però qua io voglio un piano B, voglio cambiare. E allora ho ripreso in mano. Andando a studiare oppure ti eri fermata una volta che avevi... Per un paio di mesi, tre mesi fa, diciamo, mi ero fermata perché poi anche erano argomenti nuovi quelli della nuova occupazione, per cui poi però ho detto, beh, insomma, però io ho studiato quei mesi che ho passato in cassa integrazione, però anche perché, insomma, li devo lasciare lì perché non ci proviamo come piano B. Al che ho deciso di acquistare il corso base del professor Chiarelli, quello proprio base per amministrativi. Quindi il tuo orientamento era già ritornato nuovamente sul piano B del pubblico? Perché sul piano B, sì, perché per una serie... Il privato non ti era andata bene. Una serie di motivi, insomma, c'erano delle cose che nel privato, in questa azienda, non mi convincevano. Ho detto, ma non sarà il lavoro che mi porterà alla pensione questo, insomma, ecco. Al che, ho iniziato a seguire i corsi, e allora lì è stata la motivazione poi che mi ha spinto ad andare avanti. Ho fatto un concorso e sono risultata idonea. Non nei primi, sempre per amministrativo C ovviamente, okay. E non nei primi... Il mondo è enti locali? Sei mai uscito? Enti locali, sì, locali. Sì, per un comune piccolo, diciamo di piccole dimensioni, 7.000 abitanti circa, insomma, della zona. Anche, però, sono quelli anche un po' più difficili perché questo tipo di enti solitamente non mettono a disposizione chissà quanti posti e quindi la lotta è più complicata. Però devo dire che allora l'ho scritto domanda aperta, l'orale me la sono cavicchiata, non sono arrivata tra i primi, però è quello che mi ha dato l'input a continuare. La motivazione. Insomma. Sì, al che è iniziata proprio la fase, diciamo, che mi ha portato più di motivazione, più di impegno. Allora, io praticamente mi sentivo tutti i giorni, premesso, facevo la pendolare e avevo tipo 2 ore e mezza di treno, compresa andata e ritorno, per recarmi al posto di lavoro.
e in modo quasi, direi, ossessivo, però in modo piacevole, ascoltavo i video del professor Chiarelli proprio tutte le mattine, tutte le sere quando rientravo. E poi, allora, fine settimana e quando avevo dei momenti liberi, ripetevo. Riprendevo gli appunti che avevo preso, diciamo, durante la cassa integrazione quando studiavo. Okay. Però alcuni li rielaboravo, perché quello che mi sono accorta è che comunque risentendo e anche prendendo spunti anche da fonti diverse, tipo i libri, così, riuscivi a memorizzare anche meglio i concetti. Cioè, il libro io, diciamo, l'ho affiancato al corso di Chiarelli, però come integrazione. Cioè, la base è stata proprio, sono stati proprio i corsi, perché appunto, cioè, sentendoli tutti i giorni, magari... Anche le stesse informazioni a un certo punto. Esatto. Poi ogni volta che risentivo praticamente i video, coglievo sempre dei dettagli più approfonditi. E insomma, questo mi ha portato poi a fare un concorso per capoluogo di regione. E anche lì però siamo passati in tanti, cioè in tanti, relativamente in tanti, in 600 su 2005, però io ero a metà classifica, per cui vabbè, ho detto... È un concorso però... già quasi di livello regionale come numeri, quello che Sì, 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 diciamo di sì, 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 capoluogo per no, però regionale ci si avvicina... Regionale. Al che è uscito un altro concorso, mentre per il capoluogo della mia provincia, per un comune di 75.000 abitanti. Ok. E lì però erano tre prove, ho detto, ma insomma c'era anche la preselettiva, ma ero un po' indecisa anche perché insomma poi dovevi prendere i permessi e questo e quello e quell'altro. Però ho detto no, io lo voglio fare. E allora la preselettiva è passata. L'ho passata, l'ho scritto, ovviamente continuavo in modo ossessivo ad ascoltare e ripetere, io alla ogni mattina, praticamente, quasi ogni giorno, sì, praticamente io prendevo il treno alle 7:30 del mattino o alle 8, io quando ho dovuto preparare lo scritto e l'orale mi svegliavo magari alle 6 per ripetere. Certo. Perché era quello che non riuscivo a fare, ovviamente, giustamente, lavorando. Hai avuto parecchia forza di volontà, perché comunque alzarsi presto... Sì, sì. E soprattutto poi quando ho passato lo scritto, che anche lì, insomma, su 100 siamo passati in 33, quindi, insomma, è stato... Anche lì una bella soddisfazione, ti dà soprattutto la motivazione giusta per... Esatto, esatto. E per l'orale, ecco sì, per l'orale mi sono svegliata presto al mattino per ripetere i fine settimana, il tempo libero. E lì già ci credevo. Proprio per ascoltarmi, ecco. E poi, allora, ho fatto questo orale, direi bello tosto, se possiamo essere così, prova d'inglese, prova di informatica, tipo mezz'ora di colloquio. E niente, ho detto vabbè, poi quando è uscita la graduatoria, per un soffio non sono entrata nei posti messi a concorso tra i vincitori. Quindi era tra, esatto, i vincitori. Però ero una delle prime dei non vincitori. Okay. E ho detto vabbè, mi sono detta, nel 2024 forse c'è qualche possibilità. A settembre del 2023 arriva la comunicazione via mail che il comune dove ero in graduatoria manifesta l'intenzione di assumermi. Allora, come prima cosa ho fatto leggere la comunicazione ai miei ex colleghi, perché io non ci credevo. E poi... È stato come l'avverarsi di un sogno, praticamente. Sì, sì. Immagino. E poi niente, adesso sono circa 2 mesi e mezzo che lavoro sempre come istruttore C, ovviamente, nel settore edilizia privata, SUAP e mobilità. Okay. Argomenti nuovi, perché anche edilizia privata, per esempio, non c'era però questo dà molto stimolo. Ecco, questo è un suggerimento che posso dare a tutti, perché si continua a studiare anche nel momento in cui tu vieni assunto, perché hai cose nuove, hai poi la prassi che vedi, che comunque... si scosta un po' da quello che tu hai,
E lo studio deve essere continuo, la motivazione deve essere continua. Il Allora, tipo di ruolo anche che ti viene assegnato poi magari ti può portare ad approfondire alcune tematiche piuttosto che altre, quindi poi a specializzarti magari in un ramo, in un settore piuttosto che in esatto. Invece ti faccio un'altra domanda, visto che comunque abbiamo ricostruito un po' tutto quello che c'era da dire, perché è stata una tua esposizione chiarissima e anche molto stimolante, che secondo me, diciamo, è proprio un esempio che può essere replicato in tante altre persone, perché tante persone si trovano nella tua stessa situazione ad affrontare le difficoltà. Quindi poi la bravura sta magari nel riuscire a trovare la giusta motivazione, perché se sei da sola e studi da sola, devi trovare da sola la motivazione. Con qualcun altro, comunque già la motivazione è più semplice, perché magari ti metti d'accordo con un'altra persona e ripeti tu, ripeto io, le motivazioni vengono quasi implicite. Da soli è molto più complesso, quindi si fa una maggiore fatica anche a trovare proprio la motivazione. Però poi nel momento in cui raggiungi il risultato ti ripaga di tutto quello che tu hai dovuto. Infatti, se posso permettermi, io sono stata molto contenta di questa proposta che mi avete fatto di essere intervistata, tra virgolette, proprio perché, cioè, io sono l'esempio di essere una che è partita, tra virgolette, svantaggiata, nel senso perché l'età, 51 suonati, ho iniziato a ristudiare. Due, settore privato dove diritto amministrativo sconosciuto. Tre, mentre comunque, allora sì, in cassa integrazione, però poi lo studio, quello più, diciamo, impegnativo, l'ho fatto quando poi stavo lavorando. Quindi quello che voglio dire, cioè, ci si arriva, cioè bisogna trovare il metodo giusto. Per me è anche, secondo me, anche la pazienza e la costanza. La pazienza, la costanza, sì. Lo studio sono due elementi fondamentali. Sì. Il sapersi non abbattere davanti ai risultati fallimentari magari dei primi concorsi, perché portati chiaramente dalla preparazione non all'altezza, non sufficiente. Quindi migliorare sempre la preparazione. Fortunatamente oggi ci sono, grazie a internet, ci sono degli strumenti di avere una formazione anche a prescindere dalla scuola che tu hai fatto. Esatto. E quindi il tuo è un bello esempio, e ti dico, non è l'unico, perché interviste ne ho fatte diverse, alcuni anche con la tua situazione molto simile, e sono persone che non si sono mai arrese, che ci hanno creduto fino alla fine, nonostante tutte le difficoltà, e poi alla fine sono state ripagate del giusto impegno che hanno messo. Va bene, Elena, io ti ringrazio. Vuoi aggiungere altro, qualche altro consiglio? Perché se non, in caso, salutiamo chi ci sta seguendo. Dimmi. Sì, guarda, io, ecco, come ho detto, cioè dovete, uno, crederci, due, non arrendervi se anche al primo scritto venite bocciati. Fateli, e ogni volta sarà meglio, la preparazione sarà meglio. E poi la costanza e la motivazione, avere l'obiettivo ben preciso e fare di tutto per raggiungerlo. Perfetto. Eseguire i corsi di Chiarelli, perché, cioè, non, nel senso, quello è stato, al di là di tutto, cioè lo spartiacque che non mi ha fatto più perdere tempo nel leggere le leggi, ripetere, avere confusione, ma nell'organizzare meglio, diciamo, i vari step. Certo. Va bene, Elena, io ti ringrazio, e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato e seguito fino ad ora. Spero che i consigli di Elena siano proficui anche per qualcuno di voi, se non per tutti. E vi ringrazio ancora per averci seguito e vi auguro una buona serata. Alla prossima intervista con The Omnivis. Grazie a tutti. Ciao.